comunque siamo. Allora, rientriamo in studio, staremo ancora in diretta fino alle 14, fino alle 14:30. Comunicazione di servizio, è partito l'orologio all'interno dello studio. Comunque, vabbè, abbiamo con noi, e lo ringraziamo per esserci venuto a trovare, il campione mondiale di fisarmonica classica. Luca Bello, che è triestino ed ha 14 anni. Grazie, grazie Luca. Allora, com'hai scoperto la fisarmonica? Sì, Posso prendere la mascherina? la mascherina puoi togliere, siamo distanziati. Allora, intanto buongiorno a tutti. Allora, la fisarmonica l'ho scoperta inizialmente quando andavo in viaggio in Austria con la mia famiglia e mi ero un po' appassionato alla fisarmonica diatonica, quindi quella non classica. Mentre andando avanti negli anni e cambiando professori ho anche scoperto un'altra fisarmonica, ovvero la fisarmonica classica, che è quella che io suono. Quindi diciamo mi sono appassionato prima a quello un po'. Per fare un paragone che magari tutti possono capire da sagra, e poi a quella invece da chiesa, da concerto. Questa cos'è? Una fisarmonica classica da concerto. Questa che stai. Sì. È quella prima? Com'è fatta? Io sinceramente ho incominciato a suonare subito la fisarmonica da concerto. Quindi, cioè, non so precisamente come è fatta l'altra, ma diciamo che ha un sistema diverso, personale. Infatti, Ho nella capito. sinistra non ci sono solo note singole, ma ci sono anche degli accordi già fatti, mentre in questa ci sono tutti e due, sia accordi Allora. già fatti È che uno singole. strumento difficile da suonare, ad onta del fatto che magari qualcuno potrebbe dire, boh, è uno strumento molto popolare, questo sì, però è difficile. È molto difficile da suonare in quanto mettiamo come esempio il pianoforte, un paragone con il pianoforte. E la fisarmonica è come un pianoforte, diciamo, ovviamente con molte più possibilità, solo che oltre a dover solo premere i tasti bisogna anche azionare il mantice, quindi comunque non ha un peso, ha un peso comunque molto alto, mi sembra che questo è attorno ai 16 kg, comunque pesa abbastanza. Come i violinisti cambiano l'arco suonando, noi abbiamo 10 kg dall'altra parte da cambiare, per cui non è molto, è mo molto difficile da Allora, suonare. ci sono, adesso non so io definirle, io le definirei due tastiere, non so se è Esatto, corretto. sì. E qual è la differenza tra queste due? Allora, nella mano destra ci sono solo note singole, quindi per fare una scala. Nella sinistra invece ci sono sia note singole, quindi invece gli accordi già fatti, quindi Ah, come potrebbero essere un po' più popolari, ho ecco. capito. Ma allora, e poi è anche logico che i professionisti, come dire, sanno dove mettere le mani, eccetera, no? Però vero è anche che voi non vedete la tastiera. No, la vediamo assolutamente. Questa è anche una difficoltà in più rispetto al pianoforte, perché magari adesso nella telecamera si vede, ma se io provo a fare così neanche vedo la tastiera, perché i Sì, falsi in qui. fondo non li vedo. Quindi è un percorso che si fa in tanti anni, imparare a mettere le mani bene sulla tastiera, perché bisogna sapere esattamente dove è un tasto, anche per magari leggere a prima vista qualcosa, magari se devi suonare con gli amici qualcosa. Sì. E poi, voglio dire, poi diventa automatico. Sì, dopo un bel po' di anni però diventa automatico, sì. Allora, le fisarmoniche, intanto, è uno strumento che costa? È uno strumento che costa questo parecchi soldi, 20.000 euro costa, per cui Ostro. sì, costa molto, sì. Come avere una macchina, insomma, Sì, come, sì, insomma. è una macchina che non ti porta in giro, cioè che ti porta in giro, Ti però porta in serve giro per altri, sì, anche. per altre cose. E senti Luca, ti sei appassionato, dicevi, durante le vacanze, quando eri piccolo, perché Piccolo, insomma, piccolo, sì. 7 anni fa, adesso ne hai 14, quindi avevi 7. Un bel po' di Poi anni. dopo, come hai deciso di,
proprio di incominciare a suonare, di studiare anche soprattutto? Allora, intanto io farei la premessa che è un grande impegno, perché comunque studiare 3-4 ore al giorno, mettendo insieme scuole, anche, faccio anche sport, per cui è un grande impegno, no? E, ho incominciato i primi 2 anni con un professore non facendo seriamente, poi invece ho incominciato con la mia professoressa Michela, che insegna l'associazione musicale proprio in Music, e adesso sono da più o meno 4-5 anni, questo sarà il quinto, con lei, e dal primo momento che sono stato con lei, proprio io mi ricordo sempre il primo giorno che ci siamo incontrati, aveva detto con i miei genitori, ha detto lo prendo, faccio lezione con lui se studia, e dopo 5 anni studia ancora, per cui così. È difficile anche da, è difficile da studiare anche? Comunque è un po' come tutte le cose, se ti piace fare qualcosa non pesa. Se invece arrivi già con una mentalità che uffa, devo studiare, incomincia ad essere molto pesante. Ok, allora senti, facciamo così, inframmezziamo la nostra chiacchierata anche da qualche brano, insomma, sì. Perché giustamente, quindi che cosa ci... Allora, io vi propongo un brano di Sergei Voitenko, un autore ucraino, con il nome di Revelation, che è un brano molto calmo, molto, possiamo dire, con molta anima. Ok, boh, tanto sentiamo questo, poi dopo vediamo. Prego. Thank you.
abbiamo sentito che è uno strumento che può dare appunto sia suoni forti che suoni anche molto, come dire, molto dolci, molto languidi nel senso buono del termine, insomma, no? E senti, io intanto ho guardato una cosa, prima volevo esserne sicuro. Allora, questo è quello che in Francia è l'accordéon o è un'altra cosa l'accordéon? Il bandoneon è quello, per dire, di Astor Piazzolla, quindi sì. È più, come posso dire, è un'altra cosa? Sì, una cosa più popolare, diciamo. Sì. Quasi portatile, verrebbe da dire, adesso no, non so se... portatile, sicuramente più di questo. Più di questo. L'accordéon deve essere quello francese, perché poi... L'accordéon, sì, poi è un discorso molto lungo nel tempo. Più che altro la fisarmonica, in ogni caso, nasce, possiamo dire, già con Leonardo da Vinci, ma perché aveva già fatto un prototipo, diciamo, di una fisarmonica molto diversa da quella di oggi. Ma in verità l'antenato proprio più antico della fisarmonica è nell'antica Cina, è lo Cheng, che era già uno strumento ad ancia libera, quindi con le ance come sono adesso la fisarmonica, e mentre andando avanti nel tempo la fisarmonica è cambiata, e comunque nel Novecento ha avuto uno sviluppo enorme, soprattutto con la nascita delle più grandi aziende a Castelfidardo. A Castelfidardo, no? Che poi sono note a livello internazionale anche, sì, le fisarmoniche di Castelfidardo. Sono tra le migliori, in Italia abbiamo l'eccellenza delle fisarmoniche nel mondo. E comunque l'accordéon francese penso che sia, come dire, accordion in inglese o fisarmonica, sì, in italiano. Sì, è la traduzione. È la traduzione francese proprio. Perché noi, quando pensiamo appunto alla fisarmonica, abbiamo in mente, magari sbagliando, l'Argentina tipo di Astor Piazzolla, che pure è un bandoneon, quello, cioè, però anche poi anche la Francia, per esempio, insomma, certi accompagnamenti, magari chi appartiene alla mia generazione è più facile ricordare determinati film dove ogni qualvolta pensi a Parigi c'è il suono anche della fisarmonica. Fisarmonica, dei Walzer Musett, credo che vengano. Walzer Musett, infatti ci sono proprio le fisarmoniche, no, non si chiamano proprio Musett, si chiamano diatoniche, le chiamiamo noi, okay, in gergo, ma sono, sì, alcuni modelli proprio di queste fisarmoniche diatoniche si chiamano proprio Musett. Sono le fisarmoniche che si sentono più in giro, questo invece è uno strumento più da concerto, diciamo, da concerto, ecco, anche se magari. Tra l'altro, guarda, per una combinazione, non so neanche io perché, delle volte sapete che girando su YouTube cerchi una cosa e te trovi un'altra. Trovi altra. Mi sono imbattuto anche in un artista francese, tra l'altro, di Nizza, adesso però non mi ricordo. Richard Galliano? No, più giovane, più avrà una quarantina d'anni, secondo me, molto, come dire, molto molto moderno anche nel modo di porsi, ha i capelli lunghi, eccetera, eccetera, e si faceva vedere anche quanto lo strumento possa accompagnare anche gli strumenti più diversi, insomma, dalla voce al piano, c'è tutto un mondo, ecco, dietro la fisarmonica, che magari chi non è addentro o chi segue con una certa superficialità la musica magari può stupirsi, ma in realtà penso che, il nome che hai fatto tu, Galliano, è molto... uno che contamina da tempo, per dire la verità. Sì, è un artista molto, diciamo, trasversale, perché comunque, se non mi ricordo male, lui ha uno strumento comunque classico, quindi come il mio, chiaramente uno strumento con caratteristiche diverse dal mio, ma comunque fa della musica, diciamo, che è gradita da più persone, ecco. Sì, poi so, tra l'altro, che lui poi ha anche delle collaborazioni piuttosto importanti, fra l'altro, con musicisti. Allora, vediamo se riesco a... No, non c'è il nome che... Vabbè, non fa niente. Allora, tra l'altro, c'è un... voglio dire, immagino poi che ci sia anche della letteratura, trovi anche appunto magari online
dei CD con, cioè, c'è letteratura, mi viene da dire, sì, anche se non è corretto. Si trovano tantissimi siti e anche tantissime artisti che con case discografiche hanno pubblicato dei CD e ce ne sono di fatti molto bene, però io secondo me proprio mi sono resa conto in questo periodo col coronavirus che ascoltare la musica dal vivo è un altro discorso. È un altro discorso, anche più che suonare e ascoltare, perché comunque ascoltando registrazioni, magari su YouTube, filmati, si capisce, però suonare dal vivo o suonare davanti a una telecamera sono due cose diverse. Infatti la Coppa del Mondo di Fisarmonica, per partecipare bisognava inviare un video, perché chiaramente mi è andata anche bene, perché sennò sarebbe dovuta essere in Cina, no? Per cui in Cina non sarei andato. L'altro. Sì, proprio là. Caduto a puntino. E senti, il campionato mondiale come appunto... Come lo hai vinto, nel senso? Come si evolve? Sì, come si partecipa? Allora, mi sembra è a settembre. Non sapevo neanche di dover partecipare. La mia professoressa mi ha detto che se avevo il programma pronto, che facevamo, doveva fare un video per il suo curriculum. E quindi invece dopo mi hanno iscritto alla mia insaputa, e poi tre giorni prima di fare la registrazione vera e propria mi hanno detto: guarda che ti abbiamo iscritto alla Coppa del Mondo. Per cui è stata un po' una cosa a sorpresa. Ed invece dopo comunque ho registrato, e tutti i candidati inviavano un video, e proprio alla Coppa del Mondo c'è stato, in tutte le categorie ovviamente, perché ci sono diverse categorie, un afflusso di 750 partecipanti, quindi una cosa consistente. Nella mia categoria sono stati presi in considerazione dalla giuria 37 persone, perché comunque provenienti da tutti i paesi, Cina, Russia, nella giuria c'erano anche giudici neozelandesi, un po' proprio tutto il mondo. Come se fosse un concorso da video, quindi i giudici giudicano la tua performance, come se fosse un concorso dal vivo. I giudici, al posto che guardarci dal vivo, hanno visto i video. Che brani hai eseguito? Quanti? E ho eseguito due brani, questo che vi ho appena fatto sentire, e un altro chiamato 332 di Bogdan Preč, che è una cosa molto più agitata, con più scale. Possiamo ascoltarla adesso? Perfetto. Thank you.
allora avete visto anche qua, tanto stavo cercando perché però purtroppo non mi ricordo, ho visto di recente un film dove la colonna sonora era solo ed esclusivamente suonata con la fisarmonica, però purtroppo non mi ricordo di quale film si tratti, sicuramente non è un film nuovo, però e nel frattempo però sono riuscito a trovare il nome del fisarmonicista che ti dicevo prima e si chiama Vincent Peirani. Quindi poi se dopo stasera a casa ti cerchi su. Allora, abbiamo ancora poco tempo, soltanto per chiederti, adesso studi da casa ancora, anche la fisarmonica devi farlo per forza, no? Da casa. Purtroppo sì, anche visto che la mia insegnante abita oltre confine. Ah, ho capito. E adesso ancora... è ancora peggio, per cui neanche ci si potrebbe riuscire a vedere anche a distanza, proprio tutto online, quello che si riesce a fare con le piattaforme di chiamate online. Però... E ce la fate, sì. Sarebbe molto meglio vedersi dal vivo, però per fare qualcosa comunque... Si riesce a fare. Togli una curiosità, il tuo braccio, oddio adesso, sinistro, no? Sì, è apposta per suonare, che c'è sta manica nera? Esatto, sotto c'è la manica della camicia, ma questo, sì, diciamo, manicotto, questo guanto, essenzialmente serve per riuscire a scorrere meglio in questa parte, che comunque ho capito, è plastica. Perché sennò sì, ti potrebbe... Sennò, e anche perché dopo 3 ore di studio, il sudore non farebbe molto bene alla plastica, due, andare, sì, su e giù con la mano sudata, magari anche d'estate non è il massimo. Non è mai. Senti, ricordiamo anche, e questo lo faccio con piacere perché insomma ogni tanto arriva anche qualcuno che viene dal liceo Dante o Carducci Dante come si chiama adesso, tu frequenti la prima H. No. La prima M. Prima M? Sì. Ah, siamo arrivati alla prima M però. Quindi auguri anche con lo studio, adesso siete in distanza. Siamo, no? A distanza, sì. Non è semplice, no? Non è semplice, per comunque facciamo tutte le ore che dovremmo fare con le pause che si cerca di rispettare, ecco. E tu ogni tanto oltre le pause suoni? Sì, nel quarto d'ora che ci dovrebbe essere di pausa suoni. Quello che si riesce con un po' di difficoltà, poi di pomeriggio si fa la parte del lavoro. Ah, ok, cioè, perché dopo ci sono anche i compiti. Allora, sì. Grazie a Luca Bello, campione mondiale di fisarmonica classica è la corretta definizione. Buon proseguimento per gli studi, sia quelli normali che quelli dello strumento. E chissà che insomma poi se nel futuro vinci ancora, torna a trovarci, così ci sentiamo ancora. Allora, io vi ricordo che noi questo pomeriggio alle 17.30 nello spazio di Trieste in diretta c'è la riproposizione di una commedia dialettale e vi ricordo che noi ci troviamo questa sera alle 19.30 per il telegiornale, poi con le dirette fino alle 21. Nella prima parte della diretta parleremo anche della corsa della Befana. Laura Bucarella ne ha accennato precedentemente perché ci sono delle novità che riguardano anche le dotazioni praticamente i concorrenti saranno sottoposti a tampone, insomma, tutta una cosa, ne parleremo con Riccardo De Mottoni che sarà nostro ospite e poi staremo insieme appunto fino alle 21. Nel frattempo passate un buon pomeriggio e noi ci vediamo puntuali alle 19.30 con l'edizione serale del nostro telegiornale.